ovviamente grazie a Claudio che ha organizzato questa presentazione, Alberto, Enrico e Paolo altrettanto. E perché questa raccolta e questo libro che effettivamente riunisce una buona parte, il 50% di contributi già pubblicati, alcuni addirittura pubblicati più volte, e uno in particolare, e altri saggi che sono nuovi, redatti per l'occasione, oltre alle presentazioni biografiche che menzionava Paolo. Ma è nata in maniera del tutto casuale. Una collaboratrice, Tiziana Stasi, proponeva qualche lavoro insieme e mi resi conto, avendo scritto la presentazione al volume su Guido Biagi di Rossano De Laurentiis, pubblicato qualche mese fa dall'AIB, che avevo scritto diversi saggi su numerose bibliotecarie, a cominciare da Jewett, che forse è più antico, Domanowski, fino alla presentazione stessa di Guido Biagi e prima ancora a un'intervista, una riflessione sul pensiero di Alfredo Serrani. Ma dissi, vedo la biografia, controllare la biografia, insomma, conteggiai che c'erano effettivamente più di quanti immaginassi, non avevo mai tenuto un conto fiscale di questi contributi. Più tutta, venne fuori con Tiziana di considerare tutta quell'attività svolta prevalentemente, se non esclusivamente, come presidente dell'AIB, con Claudio Lombroni per molto tempo vicepresidente, relativamente proprio alla figura del bibliotecario e con brani che sono stati scritti grazie alla elaborazione, insomma, compiuta in tanti casi proprio con Claudio. Poi mi resi conto che ci sono stati parecchi contributi pubblicati su Aide Cur, pubblicati su Aide Notizie, relativi a bibliotecarie anche conosciute durante tutta l'attività internazionale, che magari non c'erano più, fra queste Zlata Dimic, per esempio, un personaggio sconosciuto, ma che in ambito internazionale ha significato molto e che rappresentava poi anche quel tipo di bibliotecario appartenente a paesi, a nazioni ex orbita Unione Sovietica, che una volta caduto il muro di Berlino si erano subito impegnati all'interno delle proprie biblioteche, assumendo come punto di riferimento la Library of Congress, quindi gli Stati Uniti, forse per reazione, forse perché effettivamente la biblioteconomia americana è più avanzata, e nell'arco di poco tempo, dopo lo stage compiuto a Washington, aveva assunto dei livelli professionali incredibili all'interno della commissione ILLA, erano delle persone più attive, o Bob McKee, che è stato presidente del SILIP, anzi è stato colui che ha costruito il SILIP fondendo le attività della Library Association, ovvero British Library Association, e le associazioni dei quelli che noi chiameremo archivisti, insomma, no? Il nostro marco per intenderci, amanti dell'Italia, che al congresso IPLA di Milano del 2009 arrivò con qualche giorno di anticipo per vedere lo stadio di San Siro, perché lui era un grande tifoso di calcio, Liverpool in particolare, insomma, era il primo per andare. Mi ha confermato Claudio Gamba che lo stadio di San Siro, che non frequento abitualmente, è utilizzato anche come museo, cioè, ci sono proprio delle visite organizzate perché ha una struttura architettonica veramente interessante. Ma amici come Klaus Kempf, Dorothy McGarry,
allieva di Sengun Rubeschi e così via. E quindi è venuto fuori questo volume. La prima parte è effettivamente tutta dedicata alla dimensione etica del lavoro proletario. Chiedeva Alberto, insomma, come è cambiata, come cambia la professione etica? Tantissimo. Come è cambiata sempre nel corso della storia. Una cosa era probabilmente l'attività professionale scientifica di Callimaco, che noi abbiamo mitizzato, insomma, per quello che possiamo conoscere. Altra cosa, il ruolo del protocollo di una biblioteca monastica medievale, l'erudito settecentesco e oggi. Oggi il protocollo è sottoposto a grande riflessione perché è cambiato completamente il concetto del biblioteca, no? Tanto come si parlava oggi a pranzo con Claudio, più che biblioteca ormai dobbiamo parlare di biblioteca. L'anno scorso, anzi quest'anno accademico, è venuto a Firenze Marcello Staver, inviato proposto dall'ambasciata americana, il quale ha parlato della propria esperienza della Seattle Public Library, che probabilmente è la biblioteca pubblica più avanzata, più innovativa a livello mondiale. Naturalmente la Public Library di New York non è da meno, intendiamoci, ma lui, forse anche per la sua relativa giovane età, già professore universitario e così via, parlando della dimensione sociale, fortemente ribadita per questo tipo di biblioteca, di public library, dove organizzano, in cui organizzano corsi di lingua inglese per gli immigrati spagnoli, corsi di informatica, ma danno da mangiare agli homeless, invitano gli homeless nell'auditorium a vedere le partite di rugby o di altre discipline sportive, molta attenzione verso i diritti civili, 30 persone dedicate a questa attività, ma sono 700 in organico, quindi 670 raccolgono le attività istituzionali. E mi era venuto fuori, presentando il libro da Venere, qui siamo nel tour nazionale, la domanda è: ci sono delle teorie che provengono per buona parte dagli Stati Uniti, David Lenz, tanto per non citare nessuno, o gli idea store londinesi, sono biblioteche quelle che vengono proposte? Punto interrogativo. Alberto già riflettuto e scritto. C'è probabilmente in questa innovazione per la biblioteca pubblica, è bellissimo questo convegno che sarà programmato alla biblioteca di Reggio Emilia, ci sono appunto delle teorie biblioteconomiche, no, che spostano il baricentro della biblioteca a un'attività assolutamente sociale, che è giustissimo, infatti c'è una differenziazione molto forte tra le biblioteche di conservazione, le biblioteche accademiche, le biblioteche che noi chiamiamo di pubblica lettura, insomma, che non sono esattamente queste in Italia, come ci ha insegnato Paolo Tonello, ma assumiamo questa considerazione. Ma probabilmente c'è un limite oltre il quale non c'è più biblioteca, ma c'è un centro sociale. Questo è il prezzo, perché ci si dimentica, scimmiottando progressivamente alcune mode americane, che ci sono 30 persone di staff che lavorano a questa dimensione puramente sociale, ma ce ne sono 670 che comprano libri, li classificano, li catalogano, li rendono disponibili, svolgono servizi di reference, eccetera. Reference che non è più quello regalatiano personalizzato, ma che oltre a questo aspetto che rimane, è un reference poi spostato per buona parte in remoto, e quindi ovviamente si aggiorna, perché tutto si aggiorna, ma qui c'è altri lavori. Dovrebbe uscire, spero per luglio, la traduzione italiana dei nostri valori rivisti di Michael Gorman.
quanti abbiamo tradotto e mandato in stampa un paio di mesi fa, quindi dovrebbe uscire. Goldman compie una riflessione sui valori della biblioteca, ne aggiunge uno che è il bene comune, che mancava dagli 8 valori precedenti, rielabora a modo suo, forse in maniera anche particolarmente conservatrice, il concetto di biblioteca, ma come dire, siamo tutti innovatori, no? Ma dico, se una libreria non compra i libri, non vende i libri e fa altre attività, non è più una libreria. Se si organizza dei pranzi, si organizza un bar, eccetera, per cui diventa un bar con annesso lì. Quindi c'è, e questo va definito. Poi c'è tutta la dimensione della biblioteca digitale, che coinvolge tutte le biblioteche, ma in particolare le biblioteche universitarie. Qui c'è una vera rivoluzione, perché nel mondo digitale, noi in Italia siamo veramente gli ultimi. Le biblioteche sono mosse moltissimo dalla Svezia, dalla Francia, non parliamo degli Stati Uniti, dalla Germania, dalla Gran Bretagna, eccetera. Nuove tecnologie come LinkedIn Data sono diventate comuni, la Biografia Nazionale Britannica esce da anni in LinkedIn Data, quella svedese vieppiù, si descrivono le pubblicazioni digitali, ovviamente il controllo grafico, ma questo nei documenti IPLA risulta già dato per scontato dal 2009, da 10 anni, e questo l'Italia, che era stata una realtà avanzata con SDN, grazie a due persone che non sono guardate qua, ma che spero in una seconda e terza edizione, se saremo ancora vivi, si possano aggiungere, cioè Angelo Rinai e Michel Boisset, appunto abbiamo ipotizzato, ma si rischia poi di, cioè, la necessità di aggiornarsi in continuazione, di acquisire tecnologie, ma soprattutto prendere atto di una realtà che oggi è tutta spostata nel mondo digitale. Alcuni stati come RDA, Resource Description and Access, hanno accettato pienamente questa sfida, sono già operativi dal 31 marzo del 2013, quindi già da 5 anni passati, no? E noi si rischia di rimanere veramente fuori. Questo è preoccupante. Per quanto riguarda invece nel merito degli articoli, sì, c'è un amore particolare per Antonio Battisti, questo è vero. Paio di settimane fa abbiamo inviato Stefano Gabbare e io un articolo molto più ampio a Catalogue Classification Quarterly, perché io mi innamorai di Antonio Panizzi quando ero studente della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari, e a casa tutto uno share tutto di libri di Panizzi, opere di Panizzi e soprattutto su Panizzi. Barbara Tillet, che è venuta a casa nostra l'anno scorso, e ha portato la riproduzione facsimilare dei processi che Panizzi subì dal Parlamento britannico, un libro anche piuttosto costoso, che mi mancava per dire, insomma, che, così, per ripagare, tra virgolette, una ospitalità a casa nostra, questo per dire. Panizzi, secondo me, è stato un patriota. Dopodiché, dopo essere stato condannato in contumacia a morte, come diceva oggi con Alberto, fu bruciato davanti a tutti un fantoccio raffigurante Panizzi, perché si voleva simbolicamente, no, uccidere questo personaggio che pur poco più che ventenne era già autorevolissimo, no? Fugge vario modo, Lugana, arriva a Londra, dove incontra altri esuli italiani, per cui il Foscolo. A differenza di questi esuli, lui si impadronisce subito dell'inglese. In 6 mesi pare che parlasse inglese con un accento
talmente oxfordiano che neppure gli inglesi si accorgevano che lui fosse di origine italiana, si sposta a Liverpool, diventa insegnante di lingua e letteratura italiana. Ma in questo periodo pubblica libri su L'Ariosto, su Boiardo, Orlando innamorato, Orlando furioso, commenti alla Divina Commedia di Dante, 9 volumi, che tra l'altro sono non facilmente rintracciabili, di recente sono stati in parte scansionati, la Biblioteca Universitaria di Torino li conserva tutti, nei prossimi giorni vado a Torino, già detto al direttore se gentilmente li va a trovare, cioè almeno di più. Quindi uno studioso di letteratura di Dante, Boiardo, Ariosto, che si improvvisa in poco tempo ma raggiungendo dei livelli eccellenti, si libera un posto molto umile al British Museum, riesce a entrare, nel giro di poco tempo arriva a essere custode, cioè direttore generale. Ma nel 1858, nominato ambasciatore informale dalla regina Vittoria, si reca nei suoi numerosi spostamenti per l'Europa a Napoli, chiede udienza a Ferdinando II, la ottiene e perora la causa di Luigi Settembrini e di altri patrioti rinchiusi nel carcere di Santo Stefano e di altri carceri del regno, tant'è che il re sbotta terribile malizia, no? Allora, non credo che un personaggio qualsiasi sarebbe stato ricevuto da un sovrano. Non credo che un sovrano sollecitato a liberare l'avrebbe lasciato uscire così, magari con una sfogliatella in mano, insomma, no? Ma aveva le navi inglesi nel porto di Napoli, ovviamente che lo proteggeva, quindi potentissimo. Entra in contatto con Mazzini, che considera con Garibaldi, Michael Dorman, nel saggio che abbiamo riprodotto alla fine del volume, parla appunto di una sua visita a Roma con un amico italiano che modestamente sarei io, per andare a visionare il busto di Antonio Panizzi presente al Pincio. È l'unico busto fra i padri della patria, in parte al Pincio e in parte per altri motivi al Gianicolo, che abbia la scritta bibliotecario, no? Ma alla scritta bibliotecario che probabilmente lui era un grande patriota che ovviamente ha fatto pure lavorare e fece bibliotecario. E questo taglio così più politico che professionale, credo, è il taglio di questo secondo articolo che abbiamo scritto con Stefano, che secondo me è la chiave interpretativa di Antonio Panizzi, grandissimo professionista, grandissimo bibliotecario, ma da quando aveva 20 anni, insomma, e si appassiona alla causa di una Italia unita, no? Passione che comporta quello che sappiamo, lui muore con questa idea. Poi è una persona molto seria, quindi dedica tutto il suo tempo, non si sposano, non c'è nessun pettegolezzo sul suo. Altri personaggi, per esempio Carlo Battisti, no? Carlo Battisti, anche qui perché ho nato un interesse particolare, è nato a Trento, è morto a Empoli, cittadina della provincia di Firenze in cui abito, e questo mi ha suscitato qualche curiosità particolare. Perché muore Empoli? Perché ad Empoli vivevano e vivono suoi parenti, cioè una sua nipote e 3 suoi bisnipoti. Uno di questi bisnipoti era in classe con mio fratello, un liceo scientifico, e un altro era un anno avanti al mio liceo classico. E quindi ha detto, lo fanno,
proviamoci, e mi ha dato tante notizie, ma che non sono in questo saggio, ma in un altro, in gestazione. Perché? E perché questo? Perché Carlo Battista effettivamente rappresenta quel filone di filologi, di studiosi di linguistica anche, di una cultura sterminata, che hanno sempre avuto la biblioteca come interesse parallelo. Ma nel caso di Cesare Battisti lui diventa veramente bibliotecario, 26 anni, perché posto appunto a un piccolo concorso ottiene da una parte la licenza per l'insegnamento, che non attiva mai perché scoppia la prima guerra mondiale, lui da tenente insieme al fratello Guido è inviato, come quasi tutti se non tutti i sudditi austriaci trentini, lontano, cioè così non aveva lui. E lavora anche per alcuni mesi in biblioteca. Ma qui succede un'altra cosa importantissima, che un collega dell'Università della Calabria mi ha mandato un testo in lettura. Sapete che c'è, non è una preview, altrimenti non l'avrei detto, ma una lettura aperta. Beh, sono rimasto, è una ricostruzione archivistica dei prigionieri italiani, qui c'è il problema, trentini, diciamo, austriaci, ma di lingua, cultura trentina, in Siberia, dopo la caduta del regime dello zar, cioè dopo la rivoluzione, con lo scoppio della rivoluzione russa. E cosa dire? Che questi crolla tutto un regime, dispersione, bolscevichi, mencevichi, poi non è che in Siberia, in queste zone certamente non ben abitate e ci fosse tanta organizzazione. Cosa fanno questi italiani? Viene mandato un capitano, Manara, dei carabinieri, per cercare di contattare e riunire questi che si consideravano italiani, e viene proposta loro una alternativa, come anni dopo verrà posta a coloro che abitavano in Dalmazia, cioè vuoi rimanere suddito austriaco o vuoi diventare cittadino italiano. Pochi rimasero sudditi, quasi tutti accettavano di diventare cittadini italiani, furono portati a Vladivostok, quindi da un dominio italiano, cioè in Cina, e da lì tramite un giro del mondo ritornarono in Italia. Carlo Battisti aveva la moglie imprigionata in un lago insieme ad altri parenti, ritorna a Vienna dalla moglie. Dopodiché esce dall'Austria, si rivolge al comando militare di Padova, e il comando militare di Padova cosa fa? Dice, tu hai fatto anche il professore durante la prigionia insieme al professore francese, ma avendo fatto il bibliotecario, c'era un posto libero a Gorizia, vai a Gorizia. Ma Carlo Battisti, questo è una peculiarità di questi personaggi, non fa il filologo frustrato che viene mandato in una città periferica, no? Come era Gorizia, ma all'opposto, fa il bibliotecario full time, organizzando una struttura bibliotecaria nel migliore dei modi. Ecco perché ha avuto interesse anche come bibliotecario, no? Poi prosegue la carriera accademica, viene chiamato all'Università di Firenze, per filologia, insomma, questo per romanzo, sì, romanzo, per cui insegna, ma viene invitato a diventare anche professore di bibliografia all'interno della scuola speciale per archivisti bibliotecari e paleografi, fino a diventare direttore per oltre 20 anni. Quindi ritorna questa figura, no, che è contemporaneamente studioso, contemporaneamente bibliotecario e contemporaneamente formatore di bibliotecari. Quindi diciamo
un interesse verso i bibliotecari professionali, quindi parlo da Tibet, Peter Lore, Klaus Biagi, che pure anche lui era una aracne, definito una aracne infaticabile, perché era contemporaneamente bibliotecario e animatore di collane editoriali, no? Direttore, sempre con un legame molto forte tra attività della biblioteca e attività culturali, fondatore insieme ad altri della Società Bibliografica Italiana, fondatore dell'Istituto Francese, Istituto Britannico, quindi un uomo di cultura vastissima, internazionale, che invitandoci cioè adesso a Biagi, vivendo a Firenze, una città amatissima dagli inglesi, no? Anche nella sua famiglia si parlava inglese, quindi lui conosceva bene l'inglese, così bene che chiede di essere inviato ai congressi dell'American Library Association, e così siamo al mondo, no? Ritorna in Italia e traduce le regole di Charles Jouett, vorrebbe tradurre le regole di Kant, ma non risulta da ricerche compiute in Biblioteca Marocelliana e altrove che ci sia un manoscritto che lui abbia, però l'annuncia all'interno della collana delle sanzioni che apre appunto il concetto. Cioè, una storia molto molto ricca, una storia che credo, insomma, che ci pensata a questo punto, perché una storia della biblioteconomia possa essere ricostruita come sono ricostruite le storie della letteratura, le storie dell'arte, le storie della filosofia, cioè tramite i protagonisti, come diceva prima Alberto, ma non isolando il loro pensiero, ma cercando di capire anche la dimensione umana, il contesto culturale in cui si pongono questi personaggi. Akos Domanowski, confermava il professor Maltese, al congresso sui principi di catalogazione di Parigi dell'ottobre del 1961, doveva chiedere, questo è uno scritto nel tavolo, insomma, doveva chiedere al capo delegazione di poter intervenire non sui massimi sistemi del marxismo o di altro, ma se l'ente autore doveva essere trattato in un certo modo, cioè una disposizione veramente tecnica, no? tradizione tedesca, per cui non esiste l'accesso di attestazione all'ente, ma sempre al titolo o all'autore, tradizione di altro tipo, che invece prevedeva anche l'intestazione a me. E qui c'è tutta una posizione, ma per dirvi, ma senza entrare nel pettegolezzo o queste cose, ma cercare di capire proprio i personaggi della loro formazione, nel contesto in cui hanno vissuto le loro idee. Ieri sera parlavamo a cena con il professor Serrai di una figura che andrebbe ancora più valorizzata, Francesco Barberi, che forse è stato in assoluto il bibliotecario più importante del Novecento, perché è stato quello che si è interessato di tantissime cose, ma ha posto i problemi reali, il controllo bibliografico, no? Che molto interessante pure che cosa sia, ma è il motivo per cui le biblioteche non esistono, perché se tu l'accentuazione verso il libro antico, lui era un esperto grandissimo, verso il sistema bibliotecario, no? Una visione a tutto tondo delle biblioteche, quindi una costruzione di un sistema che pensasse al presente e al futuro delle biblioteche, ma pensasse anche al passato. Con questa connotazione tutta italiana, che si condivide con la Francia
e con la Spagna, della grossa eredità che hanno le biblioteche, soprattutto statali, ma anche tante biblioteche comunali, dei fondi storici appartenuti alle biblioteche degli ordini religiosi. No? Alla fine dell'Ottocento, da un'intervista, risultava che l'Italia avesse circa 5 milioni di libri, la Francia 4 milioni e mezzo. Ma questi 5 milioni di libri erano leggibili per il pubblico, no? O erano a uso puramente interno? E quindi quanti libri effettivamente utilizzabili c'erano, erano a disposizione nel momento in cui viene costituita una nazione, no? Senza considerare che gli ordini religiosi donarono, tra virgolette, furono costretti a dare le loro biblioteche, ma non dettero i cataloghi. Quindi il recupero pregresso è fortissimo, in alcuni casi tuttora non c'è il catalogo, no? E qui c'è il lavoro grossissimo che ha fatto la regione Emilia-Romagna, insomma l'Italia, la Zita, per recuperare i fondi storici appartenuti a parecchi ordini religiosi, insomma, ma in altre regioni non ci sono questi catalogi, no? Ci sono i trentini, insomma, in alcuni casi sono singoli studiosi, insomma, c'è un patrimonio. Ma per finire, nella formazione del bibliotecario indubbiamente occorre, e qui sono d'accordo con Carlo Battisti e questo tipo, questa tradizione, la formazione tradizionale classica è sempre fondamentale, non è che si ottengono risultati. Certo, altrove negli Stati Uniti non c'è, e dice, ma le biblioteche bellissime, altra storia, altra cultura. Mentre quello che è veramente drammatico, vorrei dire, è il presente e il futuro. Cioè, l'Italia non è sullo stesso range di altri paesi. L'estate scorsa al congresso IFRA in Polonia, ragazzi, quasi tutte donne, ragazzi insomma, di 30 anni dirigono la biografia nazionale polacca, parlano inglese perfettamente, inglese, parlano di stage, hanno una dimensione internazionale. Questa dimensione internazionale ce l'abbiamo noi? No. No. Ma questo anche come professore universitario. Tanti, purtroppo, di noi, non conoscendo le lingue, si riducono poi a fare lavori, ma questo è un po' da criticare assolutamente, no? È questa dimensione internazionale nella quale viviamo, nella dimensione del digitale nella quale viviamo, che richiede da noi uno sforzo di aggiornamento, di competitività per essere al pari, perché gli altri non ci aspettano e rischiamo di essere dipendenti.